siamo a Casolate Sempione, stiamo andando in un cantiere, in un ex cantiere, la casa è stata consegnata e andiamo a vedere l'opera conclusa. Manca ancora qualcosa di arredamento, però una coppia di ragazzi giovani, disponibili. Tutto in legno, ovviamente. Tutto in legno, sì. Lì si vedrà qualche parete in legno a vista. L'esterno all'esterno appare come una casa tradizionale. La casa è quella. Tradizionale, però abbastanza... La caratteristica principale che deve avere una casa cosiddetta in bioedilizia, però chiamiamole sostenibili, sono la scelta soprattutto anche dell'esposizione. La casa è esposta con questa vetrata a sud, con questo portico che fa sì che durante le mezze stagioni arrivi la luce e quindi anche il calore del sole fino alla casa, fino all'interno della casa attraverso la vetrata, e in estate invece sia totalmente protetta dal forte irraggiamento. Tutte le pareti portanti della casa sono 10 cm in 5 strati di legno, e la sensazione che dà questa casa quando io picchio sul muro, cioè è un muro che ha una certa solidità, quindi che mi porta a pensare alla casa come è la casa per l'italiano. L'italiano, la casa è massiccia, no? Questa casa è la casa di un musicista. Com'è la musica all'interno di questa casa? Poter abitare in una casa così sicuramente è bello. È profuma di legno, di buono, e si canta bene. La nostra bioedilizia, come la vogliamo intendere, è una casa in legno che ha materiali certificati, con certificati di provenienza naturale, e che però rispondono anche a una sostenibilità e a un ciclo di vita che è realmente sostenibile. Possono essere smontati e smaltiti come materiali naturali, oppure materiali che hanno dei certificati idonei per essere riciclati a fine vita. Quindi per me la bioedilizia è questo. Ho anche origini della montagna, dalla Valtellina, e quindi abbiamo anche una baita proprio di legno su, e quindi mi è sempre piaciuto. E quindi poter abitare in una casa così sicuramente è bello. E,